Antonio Brastaro, 2-0 contro la Parma, ma quanta fatica! Costruite, create, non segnate neanche il rigore e rischiate, perché poi la Parma ha avuto anche qualche occasione. Al primo tempo ha parato anche di Arrus, però è chiaro che poi alla fine tutta quella pressione e quell'occasione dovevano tradursi in rete. Bisogna avere la pazienza di aspettare il momento giusto e segnare. Poi abbiamo segnato uno dei gol, forse più di rapina piuttosto che quelli costruiti, però l'importante è segnare. Poi cambia tutto, è naturale che se sblocchi cambia la dinamica della partita, cambia tutto quanto. Però stiamo lavorando per cercare di trovare equilibri, di trovare le giuste distanze, di portare più uomini in aria, perché è vero che sbagliamo, ma a volte entriamo poco e lì bisogna ancora collaudarci un po' di più. Il rigore capitava proprio all'inizio della gara, dopo 10 minuti, quello era l'episodio per sciogliervi, perché poi dopo quell'errore parato, un rigore parato, siete innervositi. Sì, però forse è meglio sbagliarlo all'inizio che sbagliarlo alla fine. Certo. Dunque, vediamo il lato positivo. Purtroppo è stato bravo il portiere, ma io devo fare i complimenti a tutta la squadra della Palma che comunque è rimasta sempre pura, anche se sotto pressione, con equilibrio, cercavano di giocare e di fare calcio. Intasavano l'aria, Sì, quindi no, diciamo che hanno fatto un'ottima gara e pertanto va bene così, complimenti a loro e noi questa partita dimostra poi tutti gli aspetti positivi e negativi del Villa Sibius, perché costruite, non segnate, si fatica, però poi l'importante è portare a casa i 3 punti, perché sulle vittorie che poi riuscirete a migliorare. per me l'importante è costruire, l'importante è arrivare lì, poi è chiaro che se arriviamo lì devi avere un po' più di cattiveria per fare gol, ma già arrivare vuol dire che la squadra si muove, crea occasioni, è quello che io voglio vedere, poi alla fine a furia di creare si metterà anche Sabato in vetta. Non dentro. Ah no, vabbè, io non... guardi la No, classifica. no, anche perché domenica andiamo lì alla Montebuoni. Cosa deciderà quella gara? Nulla, però cosa vorrà dire? Perché comunque è un test, avete già creato un piccolo solco ed è una gara importante, perché comunque vi cimenterete con la favorita. Io l'ho già detto 2 domeniche fa, stiamo scoprendo il campionato, vediamo i valori, vediamo questa squadra che sta facendo benissimo e ci confrontiamo, poi dopo tireremo pure le somme. È chiaro che bisogna prepararsi bene, arrivare al meglio. Cosa vi manca? Se Ma vi manca nulla, qualcosa. nulla, non ci manca nulla, noi abbiamo consapevoli di avere giocatori che possono crescere e dunque il mio lavoro è quello di far crescere quello che abbiamo in casa. C'è una certa pressione sul fatto che magari si vuole il Villa Sibius. Io non ce l'ho, io ho il discorso di progettare e programmare, dunque per me quando si gioca bene va bene tutto. Anche perché a ottobre campionati vinti o persi non ce ne sono. No, i campionati si vincono a marzo, aprile, prima c'è cioè, da battagliare e fare i punti per salvarsi. Grazie Antonio, complimenti per la vittoria, bocca al lupo.